Non so se alla Milan dal cuore in mano, ma oggi c'è davvero un grande bisogno, ancora di più del volontariato, nel senso della gratuità spesa per il bene di una città così complessa, articolata, con tanti problemi, ma a maggior ragione deve ritrovare il senso della coesione, non attraverso risorse esterne che non nascano dalla loro voglia di essere generosamente a disposizione per costruire un bene comune. Oggi come mai c'è ancora più bisogno di persone che vivono il volontariato come abitare anche una città. Strategicamente ancora più importante oggi, chi si impegna con spirito di gratuità e fa della gratuità un modo di essere nella città, si deve candidare insieme alle esperienze associative a promuovere il bene di questa città, a diventare classe dirigente di questa città, perché il volontariato non è qualcosa di supplenza a conto agli altri, è la costruzione della cittadinanza attiva, è il partecipare attivamente. E per me, visto che si chiama casa, è molto importante in questo momento avere un luogo dove si incontrano le diversità, si supera l'autoreferenzialità, ci si misura con le nuove sfide che ci sono e soprattutto si porta dentro il grande valore dell'ideale, dell'utopia, del senso del vivere, perché in fondo il volontariato deve riportare dentro una città un gusto di vivere, una speranza che affronta con sé tutte le difficoltà, le attraversa e rilancia un bisogno di futuro. Io credo addirittura che questo sia un primo passo, perché potrebbero poi essere anche più di uno i luoghi di aggregazione in una città così grande, con una così grande periferia che ha disagio senza dubbio e che quindi ha proprio bisogno di questi punti di aggregazione. Proprio a Milano è nata e si è sviluppata Sodalitas, che è un insieme di imprese che credono al tema della responsabilità sociale e di volontari che sono ex manager, che mettono a disposizione la loro esperienza per far crescere il non profit. Allora anche Sodalitas li potrebbe dire molto, potrebbe essere molto utile. Il tema di salvaguardare una quantità sufficiente di risorse, risorse pubbliche, non solo risorse pubbliche, anche risorse private, che vanno nella direzione di soddisfare un nuovo modello di welfare, per noi è la condizione necessaria dalla quale partire, ma proprio per questa ragione c'è bisogno, insieme alle istituzioni locali, le parti sociali e il mondo del terzo settore del volontariato, ragionare anche su quale modello di welfare sia più utile per una società in trasformazione come quella che stiamo attraversando e stiamo vivendo. Dentro questo contesto noi pensiamo che questa idea di trovare una nuova casa del volontariato, che non è solo, come dire, una casa rappresentata dalle mura dell'edificio, ma come luogo, come sede di confronto, di scambio sia all'interno del variegato mondo del volontariato e sia all'esterno del rapporto tra il mondo del volontariato e gli altri soggetti che sul territorio operano, sia come dicevo sul territorio sia all'interno delle aziende, per corrispondere a questi bisogni, che sono bisogni di solidarietà, bisogni di socialità, bisogni anche di rivendicare attivamente una sfera rinnovata di diritti, perché come dire, garantire una cittadinanza piena a tutti significa garantire il diritto di un pieno accesso anche a quelle che sono le opportunità che una società come la nostra crea, produce e distribuisce sul territorio. Noi pensiamo che questo progetto sia un progetto importante. Se la domanda è: ci credi nella casa del volontariato? La risposta è ovviamente no, perché il volontariato innanzitutto va tassato a prescindere. Si parla di tassa sul lusso, fare i volontari è un lusso, conseguentemente va tassato, il volontario va tassato a Milano soprattutto, dove la gente dovrebbe lavorare, non pensare a quelle cose lì, il lavoro, poi se c'è chi non ha lavoro, ragazzi, nella vita non è che si può avere tutto. Per cui la casa del volontariato, innanzitutto, dato che è una casa, dato che abbiamo bisogno, ci mettiamo sopra l'ICI.
perché sono soldini che entrano nelle casse. Dobbiamo pagare cosa? Dobbiamo pagare tutti i falsi parcheggi degli invalidi, dobbiamo pagare tutta quella roba lì, che alla fine qualcuno la deve pagare. E chi la deve pagare se non il volontario? Un perditempo, diciamocelo chiaro, uno che va in giro così, farfugliando, io aiuto la gente. Aiuta te stesso, perché il mondo va in quella direzione lì, va, l'egoismo è il nuovo trend. Basta volontariato, basta aiutare. Ti ho chiesto qualcosa? No. E allora cosa mi aiuti a fare? Aiuta te stesso, aiuta la tua famiglia, aiuta i tuoi parenti. Ecco, questo è un ragionamento tipico che potreste sentire a Milano. Io spero proprio che non lo sentirete stavolta e spero proprio che qualcuno si metta una mano sul cuore, che mediamente è all'altezza del portafoglio, e che abbia un atto di bontà che si trasforma in un atto anche utile, perché la bontà e l'utilità spesso non vanno d'accordo. Essere buoni non basta, bisogna fare le cose. Il progetto Voce ci interessa perché, così come è stato costruito, dà l'opportunità di avere un contenitore all'interno del quale le persone che possono avvicinarsi al volontariato hanno le opportunità di scegliere. È un palinsesto di opportunità che si estende sul territorio della città di Milano. Questo per noi è molto interessante. Noi siamo i primi a voler promuovere l'associazionismo e in special modo il volontariato, proprio per le caratteristiche sociali che comunque esercitiamo. L'altra cosa importante è di farlo sul territorio di Milano. È un territorio sempre complesso, Milano è una città estremamente dinamica. Per questa sua dinamicità, probabilmente alcuni fattori sociali, alcuni problemi che i lavoratori, le famiglie dei lavoratori, i pensionati, donne, uomini, per cui cerchiamo di coprire tutto quello che è l'aspetto della cittadinanza, della persona, gli immigrati che sono i nuovi cittadini che vengono nella nostra città, proprio per il fatto di questo dinamismo abbiamo l'interesse di andare a coprire i nuovi problemi che magari non rappresentiamo direttamente noi, ma tramite il volontariato possiamo rappresentare dal punto di vista politico e dare una soluzione tramite il volontariato. Per cui un progetto di questo tipo è sicuramente importante. Siamo veramente favorevoli e appoggiamo il progetto. Il fatto che le organizzazioni sindacali vengano coinvolte in questo progetto è veramente un'ottima idea.